Si chiama Mara Gobbato, 27enne artista di strada, e la sua avventura parte da Novara il 21 gennaio 2015, giorno in cui decide di intraprendere un viaggio in giro per l'Italia con i suoi compagni, i tre cani giocolieri, Punky, Hippy e Mio. Mara immortala attraverso la fotografia luoghi e momenti del suo viaggio e si esibisce con il Diablo, un gioco nato in Cina nel XII secolo, così si guadagna da vivere. Sono finita a stare con un ragazzo che purtroppo ha avuto problemi con l'alcolismo, ho provato a mie spese a tirarlo fuori da questo problema, è diventato parecchio assai violento e ho intrapreso la strada poiché ho preso questo cucciolo che adesso oramai è grande, di nome Punky, il mio pastore abruzzese, perché una sera ha fatto male a lui per tre volte di fila e, sapendo di che cosa era capace, ho dovuto assolutamente lasciare il mio furgone nella quale l'ho ospitato e vivevamo insieme, tutte le mie cose. Sono partita solo con i vestiti indosso, un marsupio e il mio cane. Mi ha dato la forza. E anziché stare ferma in un posto, di girovagare e sperare di trovare qualcosa di più, ho iniziato a tirare su la moneta da terra per comprare la giocoleria, che diciamo non me la cavavo un granché bene, però più o meno qualcosa riuscivo a fare e piano piano sono diventata brava. Ho visitato tanti posti, ho conosciuto tante persone, ho avuto tanti aiuti e anche un po' di problemi lungo la strada, furti, tentati stupri e ahimè anche molestie da parte di persone. Ho preso un altro cane a far compagnia al primo, il mio Rottweiler Red Hippy, e poi ho conosciuto, dopo aver sognato un cane, dopo 2 mesi ho trovato Mio, un ex randagio ormai. L'impatto con la Sicilia però non è stato dei migliori. Mara è stata vittima del pregiudizio e si è imbattuta in cattive esperienze. A Messina, presa a calci da un agente di polizia municipale, e a Taormina aggredita verbalmente da un vigile urbano che l'ha accusata di bivacco quando stava solo passeggiando nel centro storico di Taormina con i suoi cani. E io gli ho risposto che non sapevo che cosa volesse dire bivaccare, che nel momento in cui bivaccavo me l'avrebbe dovuto dire non prima, e che comunque se bivaccare vuol dire passeggiare e fare foto, tutti lo stiamo facendo. Per poi imbattersi in una guardia zoofila che, dopo averla spaventata, ha diffuso la falsa notizia della pericolosità della ragazza e dei cani. Sto facendo delle foto, non pensavo minimamente che fosse per me la macchina che è arrivata sfrecciando. Se una persona nell'interno dell'abitacolo buio ha tirato giù un pochino il finestrino senza scendere, mi ha urlato addosso, mi ha inveito, ero spaventata a morte, ho chiamato il 113, sono stata 15 minuti a cercare di calmarmi e a calmare i cani. Ho proseguito la mia passeggiata, ho incrociato questo Alessandro Lo Piccolo, un bravissimo fotografo, una bravissima persona. Mi ha fatto conoscere la Giusy Indelicato dell'Empa di Catania, che ha potuto constatare che i miei cani sono a posto, sono sverminati, hanno avuto il vaccino del secondo e terzo mese annuale, hanno i trattamenti parassitari e hanno anche la filaria, l'antirabica e il passaporto internazionale. Con i salti e i saluti gentili dei suoi cani, i trick del suo Diablo e i suoi immensi sorrisi che dona a chi ne sa fare tesoro, Mara incanta adulti e bambini, proseguendo un viaggio che fra difficoltà e meraviglia è certa saprà condurre lei, Punky, Hippy e Mio all'equilibrio e alla stabilità tanto anelata in un qualsiasi posto nel mondo che finalmente potrà chiamare casa. O andare verso Catania, comunque Ragusa, Fontane Bianche, fare 3 paesini intorno all'Etna e visitare da Messina a Palermo, poi rientrare in Italia, andare a Napoli, poi in Abruzzo, ad Arona a trovare un amico che tiene la fidanzatina del mio Rottweiler e andare all'estero, verso la Francia e la Spagna, cercando di trovare un'isola felice dove posso stare bene io, far star bene loro e concretizzare veramente qualcosa della mia vita.